è dedicato agli oltre 250 milioni di migranti, dei quali 22 milioni e mezzo rifugiati, il messaggio di Papa Francesco per la 51esima giornata mondiale della pace, che verrà celebrata da tutta la Chiesa il 1 gennaio 2018. Il pontefice è infatti convinto che non possa esserci pace senza soluzioni efficaci verso quegli uomini e quelle donne, quei bimbi costretti ogni giorno a lasciare le proprie case per colpa della guerra, della povertà e delle persecuzioni subite. Per loro il Papa invoca l'abbraccio di misericordia, che è fondamento della famiglia umana, ma più di ogni altra cosa esorta i governanti affinché siano i primi artigiani di pace attraverso leggi, progetti di integrazione, ma anche sostituendo allo sguardo dell'interesse e del profitto quello contemplativo, capace di svelare per le strade, nelle piazze, negli occhi dell'altro il volto di Dio. Monsignor Tomasi, segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e già osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU di Ginevra. È una frase tipica di Papa Francesco di guardare con uno sguardo contemplativo. Vuol dire che dobbiamo andare al di là della superficie e scoprire la realtà delle persone che arrivano. Una volta che si conoscono le persone, cambia il modo di relazionarci con loro e si comincia un dialogo che porta a costruire un futuro comune. Quindi la presenza di queste comunità nuove che entrano a far parte della vita nazionale non sarà più un peso, ma un contributo, un aiuto a andare avanti e creare anche un'identità un po' più universale attraverso le caratteristiche culturali, linguistiche, di talento, dei nuovi talenti che queste persone portano. Accogliere, promuovere, proteggere ed integrare. Il vocabolario della pace, dettato dal Papa, passa attraverso questi quattro verbi che in ogni Stato devono trovare la giusta coniugazione. Fondamentale per l'accoglienza è il rifiuto di ogni retorica che disprezza il migrante, enfatizzando piuttosto i rischi per la sicurezza nazionale, che reitera istanze xenofobe e semina violenza e paura. Un'altra rotta di morte che va invertita, perché, come sostiene il Pontefice, le migrazioni non devono essere più avvertite come una minaccia globale, ma come opportunità per costruire la pace. Non esiste però accoglienza o integrazione senza la promozione della persona. Il cammino per integrare bene i nuovi immigrati nel paese, sia qui in Italia ma anche in altri paesi d'Europa, negli Stati Uniti e in genere, è di farli entrare in un processo di educazione che possano imparare la lingua italiana bene, la lingua locale, e soprattutto entrare nel campo del lavoro. Se c'è istruzione e lavoro, la strada dell'integrazione diventa non solo possibile, ma diventa produttiva per il bene dell'economia e della società italiana. Il messaggio di Papa Francesco, presentato in sala stampa vaticana, chiude con una speranza riguardante il processo che lungo il 2018 condurrà alla definizione e all'approvazione da parte delle Nazioni Unite di due patti globali, uno per migrazioni sicure, ordinate e regolari, l'altro riguardo ai rifugiati. L'auspicio è che questi patti siano ispirati da compassione, lungimiranza e coraggio. Solo così, scrive Bergoglio, il necessario realismo della politica internazionale non diventerà una resa al cinismo e alla globalizzazione dell'indifferenza. Solo così quel sogno di un mondo di pace e di una casa comune che ispirò San Giovanni Paolo II non sarà più una irrealizzabile utopia. Il Papa Francesco in qualche modo impegna le chiese locali a impegnarsi, ad agire anche a livello politico. Si tratta di collaborare e di introdurre delle idee pratiche, operative, che possano facilitare una politica comune regionale, per esempio per l'Europa, in modo che ci sia una solidarietà concreta, non lasciare per esempio tutto il peso dell'accettazione dei nuovi arrivi all'Italia, alla Grecia o alla Spagna, ma di compartire con tutti i paesi europei la responsabilità dell'accoglienza.